essere il migliore. Sii unico. Credi in te. Impara ad amarti. E datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato. Vivi il tuo presente. E costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. Potenzia la tua libertà. E sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente. Il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Ah, finalmente ragazzi, ci riascoltiamo all'interno di questo podcast. Infatti, come avrete visto, vi ho lasciato un pochino a stecchetto in quest'ultimo periodo, ma insomma, chi mi sta più vicino lo sa il motivo, lo sa il perché. Voglio condividerlo anche con te in questo momento. Sto preparando un evento enorme di portata nazionale, ecco, non ho paura a dirlo. Infatti sto organizzando il primo in assoluto festival dell'analisi transazionale italiano, ecco, dove tantissimi, più di 30 relatori tra psicoterapeuti, docenti, supervisori, esperti in analisi transazionale si riuniranno nella giornata del 15 e del 16 di maggio per parlare di psicologia e crescita personale e aprire lo scrigno di un approccio psicoterapeutico che è l'analisi transazionale, appunto, alle persone e al mondo. Ecco perché quando ho pensato a questo evento ho pensato alla sua missione. Ecco, la missione secondo me di questo festival è condividere e portare nel mondo la cultura dell'okayness. Cosa significa? Banalmente che tu sei ok così come sei. Ecco, quante volte lo perdiamo di vista tutto questo. Ma ecco, non sono qui per parlarti del festival dell'analisi transazionale, se vuoi troverai tutte le informazioni all'interno del canale Telegram, ma sono qui per parlare di psicologia e darti dei consigli. Sì, voglio darti dei consigli, ma devi sapere che non sono soltanto io oggi in questa puntata a darti dei consigli, perché dietro questo episodio, in questo esatto momento che lo sto registrando, alle mie spalle c'è un collegamento, una riunione su Zoom aperta con i ragazzi di In Gruppo Lab, coloro che hanno scelto di partecipare a questa palestra delle menti libere, e ho chiesto anche a loro di aiutarmi a costruire l'episodio di oggi. Quindi i consigli che ti voglio dare oggi hanno a che fare con il modo con cui puoi semplificarti la vita. Come diceva Isaac Newton, la verità si ritrova nella semplicità delle cose, mai nella confusione. Eppure qual è la nostra esperienza? Che siamo programmati per complicarcela, come diceva giustamente il buon Guglielmo Ercole De Simone, appunto, che in questo momento mi sta ascoltando all'interno di In Gruppo Lab. E la vita, diciamo, spesso si complica, ma chi te l'ha detto che la vita deve essere per forza una roba complicata? Un po' ce la dicono i nostri genitori a scuola, insomma, fra un po' ce lo dicono anche i muri, ma se invece si sbagliassero tutti e se fosse possibile vivere una vita semplice, ordinata, priva di confusione, ecco, non è un sogno questo tipo di vita. La vita è quello che tu decidi di fare, di sperimentare e di pensare ogni giorno. E all'interno di questo episodio del podcast, così come di tutti gli altri 200 episodi che trovi disponibili in maniera totalmente gratuita in questo podcast, è quello che cerchiamo di fare ogni volta. Quindi mi raccomando, consiglio del medico è quello di ascoltarti tutti e 200 gli episodi, mi raccomando. Ma adesso ragazzi, non perdiamo altro tempo, entriamo nel cuore anche di questo episodio e scopriamo insieme quelli che i ragazzi di In Gruppo Lab insieme con me oggi hanno diciamo scelto come essere i 10 consigli, suggerimenti per poterci semplificare la vita una volta per tutte. Oh, eccoci qua, la sigla è terminata, me la sono goduta tutta perché era da un sacco di tempo che non facevo podcast, e te ne sarai accorto se sei un ascoltatore di questo podcast.
non abbiamo smesso comunque di frequentarci, perché devi sapere che c'è un canale Telegram segreto, privato, delle menti libere, al quale puoi accedere scrivendo al mio contatto personale su Telegram la frase "sono una mente libera", e da quel momento in poi anche tu diventi una versione pro, diciamo, di mente libera. Quindi anche lì ogni tanto ci si continua a sentire, ma oggi non voglio girarci troppo intorno, ecco, voglio metterti sulla buona strada, ecco, oggi mi voglio incensare, mettermi in questa posizione, voglio metterti sulla buona strada con un elenco di circa 10 consigli, 10 trucchi, 10 suggerimenti, 10 mantra, insomma, chiamali come ti pare, ma 10 consigli che possono sicuramente semplificare la tua vita e spero che possano aiutarti a liberare la tua mente da quelli che possono essere magari tante volte, no, dei bug, dei modi, degli angoli esistenziali nei quali ci incastriamo e poi dai quali non riusciamo più ad uscire. Ecco, quindi se oggi troverai anche solo un 1% di ispirazione all'interno di questo episodio del podcast, non devi ringraziare me, ma devi ringraziare i ragazzi di Ingrupo Lab, che in questo momento io li sto vedendo in questo momento, quindi, e li saluto anche di persona. Quindi ciao Natascia, ciao Valentina, ciao Alessia, ciao Guglielmo Ercole di Simone, ciao Lucilla, ciao Antonella, che in questo momento insieme con me stanno registrando questo episodio del podcast. Allora partiamo però subito, visto che sono 10 e non abbiamo tempo da perdere. Partiamo dai primi consigli. Ecco, io ne avevo preparati alcuni, ma in realtà poi me li hanno smantellati, diciamo la verità. Quindi questo episodio veramente è tutto dedicato a Ingrupo Lab. Il primo me lo sono tenuto perché vado a colpo sicuro, cioè potrei chiudere gli occhi, non sapere neanche chi sei, qual è la tua vita, a che punto sei della tua vita, ma sicuramente colgo bene, no? Perché un modo per semplificarti la vita è quello di uscire dal tunnel dei media, dei mass media, dei social network, della televisione, cioè dal contatto, mediato digitalmente della nostra vita. Potessi darti un consiglio, ecco, no? Spegni la televisione una volta ogni tanto, quando dico spegni la televisione non è che per forza sto parlando del loro schermo, può essere pure, spegni ogni tanto lo smartphone, spegni ogni tanto quel Facebook, quell'Instagram, quel TikTok, che sono lì pronti ad acchiappare tempo prezioso della tua vita. Ecco, quindi questo è un primo modo per cominciare a semplificartela la vita, perché se stai là dentro è perché hai paura della vita, se stai là dentro è perché te ci stai a rintanare dentro a un social network, dentro a Netflix, tunnel infinito, pozzo senza fine di alienazione. Ecco, quindi buttala dalla finestra, la televisione, ovviamente avvisando prima i passanti, mi raccomando, non fate cose scellerate. Quindi quello che io faccio solitamente è questo, ormai in realtà sono da diverso tempo, da diversi anni forse, che cerco di seguire il meno possibile la televisione. E mi seguo giusto qualcosa che mi interessa veramente, qualche documentario che mi interessa, qualche programma specifico, ecco, che giusto per non poi andare nell'altro versante, no? del non saper mai niente di ciò che accade magari nel mondo, specialmente in questo tempo di fine pandemia, lo possiamo dire? Chi lo sa? Insomma, è sempre buono comunque tenersi informati, ma la cosa importante è farlo con consapevolezza, perché i programmi ai quali io e te siamo esposti in qualche maniera fanno a pugni per la nostra attenzione. E qual è il modo migliore per attirare maggiormente il tuo sguardo? Sai qual è? È lavorare molto sul pessimismo, cioè lavorare sulla paura, sul pain. Sai perché? Perché se ti dico che c'è qualcosa di pericoloso, tu balzi subito in allarme. E quindi se in televisione ti dicono che i vaccini non bastano, e tu sei lì a capire perché, quanti so, dove te li puoi fare, dove non te li puoi fare. Se ti dicono che, non so, succede qualcosa di, sta per succedere qualcosa di orribile, e tu hai bisogno di sapere che cosa sta succedendo intorno a te, hai bisogno di quell'informazione. Quindi i mass media lavorano molto su questo aspetto psicologico, sul pain, su crearti un'aspettativa di paura, perché se ti mettono paura allora ti tengono incollati a loro. Quindi mi raccomando, fate attenzione, perché diciamo che
A me non me ne frega niente di quello che mi dice Cristina Parodi. Cioè, diciamoci la verità. Non... Quello che ci arriva dai mass media tante volte è che ogni giorno succede qualcosa di orribile nel mondo. Da un momento all'altro potrebbe succedere qualcosa di catastrofico. Eppure io sono ancora qua. Tu sei ancora qua, io sono ancora qua insieme ai ragazzi del gruppo a registrare questo podcast. Grazie a Dio ho ancora un lavoro, ho dei sogni, cioè, e sto lavorando per realizzarli. Cioè, ti dico questo non per mettermi la coccarda sulla spalla, ma semplicemente per dirti che quando stacchi dal mondo virtuale forse puoi riconnetterti col mondo reale e accorgerti di quello che hai. Non c'è bisogno di Barbara D'Urso che ti dice oh mio Dio che cosa sentire e cosa non sentire. Vabbè, se essere una persona felice o essere una persona triste, no? Se tutti ti dicono che le cose vanno male, alla fine finisci per crederci, cioè c'è poco da fare, è il concetto base della persuasione. Quindi andiamo controcorrente, primo consiglio che ti voglio dare, quindi non ascoltare quello che ti viene detto dalla massa e quindi dal mass media, ma dove sta scritto che il presupposto della vita è essere infelici? Chi l'ha detto? Cambia prospettiva con questo podcast, con l'ascolto di questo episodio, comincia a cambiare prospettiva. Che tu sei una persona felice, ma soprattutto magari che puoi essere oggi una persona felice. Questa è la cosa importante, perché invece noi non ci rendiamo conto quanto veniamo condizionati e presi, risucchiati da quello che sentiamo intorno a noi. E quindi perdiamo il contatto con la possibilità di essere veramente felici. Quindi mi raccomando, staccati un pochino da quello che è il mondo virtuale e riconnettiti alla tua vita reale. Un secondo suggerimento che voglio darti a questo punto, questo è sempre un po' farina del mio sacco, poi passiamo anche ai suggerimenti dei ragazzi che secondo me hanno forse anche più ragione d'esistere in questo episodio. Io quello che posso dirti è che un modo per semplificare la tua vita è quello di migliorarti. Migliorare te stesso, migliorare ogni giorno. Cioè, la vita è vero che è una scalinata, tante volte molto lunga, tante volte straziante, ma piccoli gradini servono per arrivare in alto e a volte anche con poca fatica. Il problema è che noi non facciamo piccoli gradini. Noi ogni volta che vogliamo cambiare, vogliamo, non so, cambiamo lavoro, iniziamo un percorso di studi, iniziamo una nuova relazione, magari anche nelle relazioni che già abbiamo in essere, relazioni con il nostro superiore al lavoro, o con i nostri figli. Qual è il problema? È che come fanno i ragazzini appena possono, appena hanno le gambe abbastanza lunghe, cominciano a fare a coppie di due e poi a tre gradini alla volta, no? Perché? Perché hanno la smania di arrivare in alto. Il problema è che questo è un modo per complicarti la vita, un modo per semplificartela invece è quello di fare una scelta più intelligente, no? Un pochino più oculata, e quindi spezzettare le cose che hai di fronte a te, i tuoi obiettivi, ma anche i tuoi problemi, in piccoli gradini. Quindi semplificali e vai con più calma nelle cose che fai. Datti tempo mentre affronti magari una nuova situazione, perché l'importante non è fare le cose velocemente, l'importante è farle in maniera costante. Anche un piccolo passo, ma farlo costante. Ecco, quindi quello che ti voglio suggerire è di rendere il tuo miglioramento personale un'abitudine, in fondo, no? Devi prendere questa abitudine piano piano, gradualmente. Quindi, non so, cioè, fai un esercizio anche in questo momento se vuoi, no? Metti in pausa il podcast o ragionaci magari poi più tardi. Cioè, prendi un tuo problema, ok? Pensaci. Pensa a un tuo obiettivo, pensa a un tuo problema. E comincia a fare qualcosa per risolverlo o per raggiungerlo, se è un obiettivo. Datti anche magari solo 10 minuti di tempo per poterci pensare a come puoi migliorare te stesso, no? Il segreto è che poi non ti fermi più, perché quando cogli il modo con cui puoi veramente migliorare la qualità della tua vita ogni giorno, te stesso ogni giorno, e lo puoi fare appunto rispettando questa filosofia del piccolo gradino alla volta, di un piccolo gradino alla volta, allora non ti fermi più, perché è possibile. È un piccolo passo possibile.
Però questi sono, è tanta filosofia, diciamo che vorrei andare un pochino su quelli che sono stati gli altri suggerimenti, perché questo è il terzo suggerimento che adesso voglio darti, che viene da Valentina, se non sbaglio, insomma, che ha detto una cosa nel pre-podcast, mettiamola così, una cosa molto importante, no? Lei diceva, una cosa che mi aiuta a semplificare la vita è quella di smettere di supporre le cose che mi accadono, cioè sostanzialmente detta proprio in maniera così papale papale, pane al pane, vino al vino, no? A volte dobbiamo imparare la filosofia del farci meno pippe mentali, quindi se magari succede qualcosa, no, che magari pensi possa essere connesso a te, a quello che hai fatto, a quello che hai pensato, a un tuo atteggiamento, o magari anche a una tua azione del passato, ecco, invece di stare lì ad arrovellarti il cervello con i sensi di colpa rispetto a quello che è accaduto, ecco, no, smettila di supporre che sia veramente collegato a te, perché magari non lo è. Quindi il suggerimento che viene anche il nostro soccorso di Valentina è: vai a chiedere. E a me ha veramente colpito tantissimo una frase molto molto semplice e chiara, che poi in fondo Valentina, quando esprimeva questo concetto, ha pronunciato. Diceva che sostanzialmente che una comunicazione semplice e chiara rende la vita più felice. Impariamo a comunicare, quindi smettiamola di supporre che tutto sia sempre e comunque connesso a ciò che facciamo noi. Quindi smettiamo di entrare nella meccanica della lettura della mente dell'altro e scendiamo nella realtà, perché a volte questa realtà potrebbe stupirci, cioè che in fondo ciò che abbiamo fatto va bene così e non è responsabilità nostra di quello che è accaduto. Questo ci aiuta, ci può aiutare. Quindi non supporre ogni volta, ma scendi nel concreto e verifica. Non restare solo con i tuoi pensieri, ma vai nella realtà e confrontati con la realtà. Un quarto suggerimento, sempre della saggia Valentina, diceva sostanzialmente: questo diceva forse Natasha, insomma, chiunque sia stata, è comunque, poi me lo confermeranno dopo, è che volere è potere. Cioè, lo so che dici, Matteo, la fiera delle banalità. Lo so che è la fiera delle banalità. Ma tante volte noi banalmente ci incastriamo la vita, Cioè, non è che bisogna andare per forza troppo in là nel passato e nell'inconscio per scoprire che tante volte ci incastriamo da soli. Quindi volere è potere, e tante volte non otteniamo quello che vogliamo perché non ci concediamo veramente il potere di raggiungerlo. E era, adesso che ne parlo, ricordo, è sempre Valentina che appunto ci dava una massima molto molto, anche qui molto stringente. Diceva: se una cosa la vuoi fare, un modo lo trovi; se una cosa non la vuoi fare, una scusa la trovi. Quindi, in un modo o nell'altro, il potere è sempre e comunque nelle tue mani. E questo è, secondo me, un principio cardine di una vita semplice. Perché se il potere ce l'hai tu, allora questo potere puoi semplicemente capire come lo stai usando. E se ti piace, continua così. Se non ti piace, forse fai un'analisi più approfondita. Perché, come diceva prima, se non stai raggiungendo quello che è un tuo obiettivo o un tuo desiderio, forse stai trovando delle scuse perché non lo vuoi veramente. Quindi è veramente questo quarto punto, volere è potere, è un punto che secondo me ci dovremmo tenere a mente durante questo episodio e da qui in poi, ecco, perché adesso che l'hai ascoltato non puoi più far finta di niente, quindi finché eri nella beata ignoranza è tutto ok, ma adesso lo sai che il potere è nelle tue mani. Quinto suggerimento però che ci dà il nostro laboratorio delle menti libere è sostanzialmente di non prendere tutto sul personale. E prova a cambiare tu, prima di tutto. Prova a cambiare tu approccio alle cose che fai, no? Non prendere tutto sul personale, un po' questo si riaggancia anche a quello che ci siamo detti, ma no, quello che puoi fare è cambiare il tuo modo di affrontare la vita, il tuo modo di affrontare i problemi. Qualsiasi problema tu stia vivendo in questo momento, non è che non ci sono problemi di serie A e problemi di serie B. Quindi non prenderla sul personale, nel senso non ti dare la colpa, ma prenditi
la tua responsabilità personale. Quindi andiamo al sesto suggerimento per avere una vita più semplice, forse, per potercela cominciare un pochino a semplificare, per uscire un po' da quegli incroci, da quegli angoli, no, a volte veramente di una banalità incredibile quando ci sblocchiamo, ma quando ci stiamo dentro è un casino. Un sesto suggerimento, appunto, viene da Natasha. Diceva: fai una cosa alla volta. Cioè, tu sei qui in questo momento, io non so adesso che cosa stai facendo, no? Il podcast in questo ha un potere magico, perché ti dà la possibilità di ascoltare, quindi di fare una cosa, quindi ascoltare, imparare, formarti, prendere ispirazione parallelamente mentre stai magari facendo altro. Però è il podcast che ti dà questa percezione, per il resto stai comunque facendo più cose e bisogna esserne consapevoli, cioè, e diceva anche Natasha una cosa molto bella, e la ringrazio per questa condivisione, che ogni cosa ha il suo tempo, e c'è tempo per ogni cosa. Ecco, una cosa che mi ha colpito di Natasha è che diceva che in fondo noi viviamo la vita con una grandissima frenesia, pensando a un principio di scarsità costante. È vero, i nostri giorni sono contati e non abbiamo modo di conoscerne la fine, questo è vero, c'è un principio di scarsità in fondo alla vita e all'esistenza umana, ma la dobbiamo usare non per andare in ansia e quindi fare tutte le cose che possiamo parallelamente, ma gustarci le cose che facciamo, una cosa alla volta, affronta una cosa alla volta. Sia che tu abbia semplicemente dei task da fare perché stai ascoltando questo episodio all'inizio della mattinata e quindi devi fare la spesa, andare a prendere i figli, poi fare le faccende di casa, cucinare o qualsiasi altra cosa, o che tu abbia magari tanti task per il lavoro, ecco, insomma, stai con questo suggerimento, no? Affronta una cosa alla volta, invece di tutto, di fare tutte le cose insieme e avere subito la necessità di portare a termine tutto. Ecco, datti delle priorità, e perché è più importante, prima, per arrivare a scegliere cosa fare, devi scegliere cosa non fare. Anziché fare la to-do list delle cose da fare, se ci pensi, in fondo è scartare ciò che non devi fare, cioè è un cambio di prospettiva, perché questo ti restituisce il senso di responsabilità e di benessere invece del senso di colpa. Perché quando ti dai delle priorità, cioè quando sei in ascolto di ciò che è giusto fare per primo, puoi tenere presente, non so, il principio magari di importanza o di urgenza, insomma, puoi veramente scegliere il tuo metodo, ma io credo che poi alla fine, al di là di matrici strane e di tanti trucchi e barbatrucchi, in fondo la cosa più importante è porti in ascolto di te. Prendi un foglio di carta, butta giù tutto quello che devi fare, va bene, ma poi ascoltati e seleziona cosa non fare. Questo è quello che mi sono portato via io per primo quando sentivo Natasha raccontarci questo sesto suggerimento. Quindi datti delle priorità, fai una cosa alla volta, sei qui e goditi questo momento, in qualsiasi posto e luogo tu sia, in questo, mentre ascolti questo episodio. Consiglio numero 7, dedica tempo a te stesso. E qui siamo un pochino come anello di congiunzione in qualche maniera rispetto a quello che ci siamo detti fino adesso, no? Perché magari sei oberato di problemi, sei super occupato a salvare il mondo, non so, dal malefico vicino di casa, non lo so. Ma ricordati una cosa, che anche gli eroi possono prendersi un giorno di pausa. Quindi dedicati del tempo, no? Se proprio hai mille cose da fare, lo so che questo che ti sto per dire ti fa venire l'orticaria, no? Ti sto dicendo una cosa che ti sembra una perdita di tempo, ma come dedicare tempo a me stesso? Io non c'ho tempo per niente, devo fare 3000 cose. Ecco, se stai in questo vortice, allora questo sesto suggerimento è proprio per te, no? Cioè, citando le sacre scritture, persino Dio si è preso un giorno di riposo, il settimo giorno dopo la creazione, e se l'è preso lui, no, perché non dovremmo farlo noi? Quindi fare questo sicuramente ti renderà la vita più semplice, ma poi anche, se dandoti un momento di presa di cura di te, questo ti darà la possibilità anche di aumentare la tua produttività. Cioè, c'è questo ragionamento, no,
in controtendenza, no? Che sembra quasi fare un cortocircuito nella nostra mente. Come io dedico del tempo a me stesso invece che alle cose da fare, e facendo questo riuscirò ad essere più produttivo? Ecco, sì, io ti dico che ti faccio una promessa, poi fammelo sapere come va. Se ti sarai in grado di darti del tempo, dedicarti del tempo a te stesso, questo avrà un effetto positivo anche nella tua capacità produttiva costante. E questo è un qualcosa, ce l'ho voluta insegnare, te l'ho voluta inserire, scusami, all'interno di questo decalogo di suggerimenti di questo episodio, perché l'ho provato anch'io, cioè è proprio storia di vita vissuta, quindi ti consiglio di provarci. Ottavo suggerimento, quindi fai quello che ti piace, fai quello che ti piace. Lo ripeto ancora, fai quello che ti piace. Cioè, ci sono stati diversi esperimenti, anche da un punto di vista, diciamo, scientifico, che hanno dimostrato che il nostro cervello tende a desiderare, facciamo così, e anche a considerare più semplici i compiti che ci piacciono di più. Dici, oh, mamma mia, Matteo, la scoperta dell'acqua calda. Ho capito, ma questo è il modo con cui ragioni tu, ragiono io, ragiono tutte le persone che ascoltano questo podcast. Cioè, il tuo cervello sceglie, predilige quei compiti che gli piacciono di più. Quelli gravosi invece vengono visti come più ardui. Quindi scegli una carriera scolastica, lavorativa, professionale che ti appassiona. Ma perché devi crocifiggerti la vita? Ok? Quindi fai quello che ti piace. Fai quello che ti piace, non appiattirti al minimo indispensabile, non accontentarti. Mettici sempre della passione in quello che fai, ok? Perché se metti la passione in quello che fai, allora non lavorerai neanche un giorno. Questo io lo sperimento nella mia vita di tutti i giorni, avendo scelto e sposato la vocazione della psicoterapia, così come anche del podcasting. Quindi, quando anche in questo momento, a me mi batte il cuore. Io sono contento di essere qui, avere il microfono acceso, sapere che ci sono i ragazzi di Gruppo Lab hanno costruito insieme con me questo episodio. Mi fa battere il cuore. Ecco, quindi quando pensi, se sei magari davanti a una scelta, no, anche che ti richiede una riflessione anche lungimirante, ecco, pensa a quello che farai nei prossimi mesi, come qualcosa che veramente ti fa battere il cuore. Perché se farai così, allora il tuo futuro sarà sicuramente molto, molto più sereno, più alleggerito. Questo anche è usato garantito. Poi c'è un nono suggerimento, e qui l'ho ottenuto verso la fine perché lo mettiamo in fascia protetta, quindi solo chi ha avuto il coraggio di arrivare al nono suggerimento può apprezzarlo. È un mantra di Alessia che si è addirittura fatta, diciamo, creare un braccialetto che lei tiene sempre con sé, che ha sempre quindi la possibilità di leggere ogni volta che ne ha bisogno, dove appunto c'è una piccola e semplice parola che è diventato il suo mantra e che quindi vuole condividere con tutti quanti voi. Sti cazzi. Dici, Matteo, ma ti rendi conto? Cioè, ma perché non metti dei beep? Censura quello che. Questo nono suggerimento, ma perché l'hai messo? Perché, ragazzi, tante volte la sticazzi terapia è ciò di cui veramente abbiamo bisogno. Cioè, anche se ci pensi, quello che ci siamo detti fino adesso, ci sono alcuni dei suggerimenti che vanno proprio in questa direzione. Cioè, di alleggerire tante volte quelle che sono le nostre, no, la pressione sociale che ci circonda. E io so quant'è la tua pressione sociale. Ma perché ti vedo? Perché sono un veggente? No, perché sono un essere umano come te e so perfettamente quanto conta l'influenza del nostro passato e del nostro ambiente sociale costante tutti i giorni e quanto diventa bloccante, limitante. E allora ogni tanto fare come fa Alessia, meditare su questo mantra della sticazzi terapia, a volte va bene così come è andata, facendo pace con ciò che hai scelto di fare, con ciò che hai scelto di dire, di ciò che hai scelto di tenere e ciò che hai scelto di lasciare andare, è veramente un'arma in più per semplificarci la vita. Decimo e ultimo suggerimento, ma non per importanza, è perché è un vecchio classico. È un vecchio classico e ce lo suggerisce Lucilla, che proprio sul gong ha voluto aggiungere questo suo suggerimento e che quindi condivido insieme con te per alleggerirti la vita. Il nostro decimo suggerimento è di imparare a dire i tuoi no. Imparare a dire dei no.
Perché ogni volta che dici di no, stai dicendo sì a te stesso. Stai dicendo sì a te. Perché dico questo? Perché tante volte i nostri sì sono per gli altri. No, noi iniziamo le nostre giornate tante volte correndo già per gli altri, subito. Magari parlo a te che sei una mamma, ma non per forza una mamma, magari un papà che prendi, vai subito, c'hai una routine mattutina che fa pena. E poi sei stanco e poi sei lì che ti dà, c'hai l'acido nello stomaco. E certo, perché non dici mai no a nulla. Hai imparato che l'unico modo per poter stare in questo mondo e viverti la tua vita è dire, essere uno yes man. Però insomma, c'è un film super famoso del mitico Jim Carrey, vattelo a vedere se non l'hai visto, te lo raccomando, anzi te lo prescrivo come tuo psicoterapeuta podcaster personale, ti prescrivo il film Yes Man, vedi come va a finire, c'è una lezione importante e se lo hai visto già stai capendo di cosa stiamo parlando, che i no sono preziosissimi, è vero che sono difficili da poter esercitare e su questo non ti preoccupare perché ci sono all'interno delle 200 episodi del podcast Liberamente ci sono degli episodi legati proprio a questa tematica dell'assertività, tematica su come possiamo vivere le nostre relazioni in maniera paritaria, quindi imparando a dire di no, allenando il muscolo dell'assertività. Abbiamo fatto anche tante interviste, ne continueremo a fare all'interno di questo episodio di questo podcast dedicato alla psicologia, proprio perché il decimo suggerimento di Lucilla è veramente uno dei più preziosi. Quindi ragazzi, siamo arrivati, diciamo, in un certo senso alla conclusione di questo episodio, mi verrebbe da dire, no, collettivo, insieme ai ragazzi di Gruppolab, e veramente io sono contento di averlo fatto. Spero che questi dieci suggerimenti, questo decalogo per una vita più semplice, no, sia una strada, ecco, quantomeno una buona strada iniziale, un primo sentiero per aiutarti a semplificare la vita e, diciamo, in qualche maniera cominciare anche un po' a risolvere un po' i problemi, no? Inizia con calma, no? Come ti ho detto, basta fare il primo passo, scegli uno di questi 10 suggerimenti, non ti corre appresso nessuno, rilassati e inizia da subito a metterli in pratica, tutto il resto verrà di conseguenza. Quindi fammi sapere anche qual è stata un po' la tua percezione di questi 10 suggerimenti, puoi farlo scrivendomi nella sezione commenti che trovi all'interno del canale Telegram. Se sei nuovo di questo podcast, è la prima volta che passi da queste parti, sappi che questo podcast può essere vissuto anche nel suo dark side, quindi nel suo lato diciamo oscuro, che è quello che non si vede, ecco, ed è il canale Telegram delle menti libere, dove per iscriverti basta semplicemente contattarmi e inviarmi il messaggio "sono una mente libera", e da quel momento in poi anche tu potrai iniziare a interagire con me e con tutte le altre menti libere della nostra fantastica famiglia. Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati anche al termine di questo episodio del podcast, fatto veramente nella modalità più bella in assoluto che mi sia mai capitata in queste 200 e più e passa episodi del podcast. L'ho fatto grazie all'aiuto di voi menti libere, in particolar modo sto parlando dei ragazzi di Gruppolab, di questa palestra delle menti libere alla quale si può accedere solo ed esclusivamente una volta l'anno, quindi per ora, poi magari faremo qualche apertura durante l'anno, chi lo sa, vedremo, ma è grazie a loro che oggi abbiamo realizzato questo nuovo episodio. Li ringrazio ovviamente tutti quanti, così come ringrazio come ogni fine di episodio tutti i finanziatori del podcast Liberamente. Devi sapere che questo podcast è il luogo all'interno del quale possiamo condividere in uno spazio totalmente libero la nostra passione per la psicologia e la crescita personale, e se non ci sono pubblicità della Vodafone, pubblicità delle macchine sconosciute dell'ultima Subaru Baracca che è stata elettrica, non elettrica, che ti porta su Marte, ecco, senza dover stare ogni volta lì a subirti passivamente la pubblicità, e abbiamo questo spazio pulito, lo dobbiamo solo ed esclusivamente ai finanziatori del podcast Liberamente, coloro che sono andati nelle note
di ogni episodio, che trovi in ogni episodio, e hanno cliccato sul link diventa finanziatore e hanno scelto di finanziare questo podcast, di sostenerlo economicamente con 1, 2, 3 dollari, 30 dollari, 60 dollari al mese e fare il loro piccolo, diciamo, la loro piccola parte, ecco, all'interno di questo episodio, così come oggi l'hanno fatta i ragazzi di Ingruppola. Quindi li vado subito a citare e a ringraziare, quindi ringrazio veramente di cuore Sara Siracusa, Cristina Lotti, Maria Rosa Ranieli, Claudia Mancado, Zendo, Francesca Bonazzoli, Natascia Zanola, Angelo Mastro Giacomo, Giuseppe Marotti, Valentina, Taurino Leonardo, Stefania, Irene, Chiara, Alessandro Raso, Lorenzo Chiesa, Lucilla, Alberto Pala, Claudia, Marco Mercuri, Rosanna Golfetto, Core, Sandra Caccia, Simona Moliterno, Paolo Montoni, Michele Musano, Alfonso Moschese, Silvia Spinelli, Massimo Frigo, Barbara Beghelloni, Guglielmo Ercole di Simone, Giovanna Monsurro, Letizia Bibbi, Fortuna Marrone, Giovanni Ericò, Valentina Patacca, Francesca Marocco, Giuseppe Gallo, Manuela Farina, Daniele Michetti, Croce di Michele, Mattia, Paul, Federico Murdocca, Andrea Molinari, Laura Salaveltri, Veronica Cardullo, Alessandro, Davide Rizzo, aspettatemi, fatemi cambiare pagina, e sarete tantissimi, Sancho, Fabrizio, Carmelo Conti, Francesco Maggioni, Antonella Guerra e la mitica e storica Alessia Cecconi. Bene ragazzi, anche oggi veramente abbiamo fatto anche questo episodio insieme e ovviamente io vi auguro una buona settimana, di mettere in pratica i suggerimenti che ci siamo detti oggi, e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui insieme con me su Liberamente. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.